Ciao, benvenuti a questa nuova video ricetta. Oggi prepariamo insieme i biscotti latte e miele. Ecco gli ingredienti che ci serviranno per realizzarli e li trovate anche nel box sotto al video. Iniziamo la preparazione lavorando il burro freddo con lo zucchero fino a ottenere una crema. Io faccio tutto con una ciotola e un cucchiaio, ma potete utilizzare la planetaria con l'inserto frofro. Quando abbiamo ottenuto una bella crema aggiungiamo prima il miele, sono 20 grammi, quindi circa 2 cucchiaini, poi il latte e infine l'uovo intero. E continuiamo a lavorare fino a che tutti gli elementi si siano ben amalgamati tra di loro. A questo punto inseriamo la farina. Io ne ho inserita subito metà e ho continuato a lavorare utilizzando il cucchiaio. Poi ho aggiunto il lievito, mezza bustina, quindi circa 2 cucchiaini. Ho mescolato e infine ho aggiunto la restante farina andando a mescolare a mano. A questo punto ho trasferito su una spianatoia e ho finito di impastare formando un bel panetto. La bellezza di questa frolla è che non necessita di riposo, quindi una volta che sarà pronta possiamo andare subito a stenderla e a confezionare i nostri biscottini. Quindi stendiamo la pasta a uno spessore di circa mezzo centimetro. Vedrete che poi in cottura, ovviamente andando un po' a lievitare visto la presenza del lievito. E con una formina ricaviamo i nostri biscotti. Io ho deciso di utilizzare queste mezzelune perché sono i biscottini preferiti da mia figlia per la colazione, e mia figlia si chiama Luna, quindi le lune erano perfette per questo biscotto. Posizioniamo i nostri biscotti direttamente sulla teglia, soprattutto se la teglia è antiaderente, se no ricordiamoci sempre di mettere un foglio di carta forno in modo che non si attaccano. Li inforniamo a 180 gradi per circa 12-13 minuti. Una volta cotti li lasciamo raffreddare, li mettiamo su un piatto e completiamo con una spolverata di zucchero a velo. Se ti è piaciuta questa ricetta lascia un mi piace. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!